Ciao, sono Angela Madonia e sono una cantante e insegnante di canto vocal coach. Oggi volevo parlarvi della respirazione diaframmatica. La respirazione diaframmatica, o più esattamente costo diaframmatica, è la nostra respirazione in realtà naturale. Noi nasciamo con la respirazione diaframmatica, semplicemente la perdiamo negli anni per svariati motivi, tra cui soprattutto per colpa dello stress. Infatti, basta sedersi, sdraiarsi in posizione supina, per riattivare automaticamente la respirazione diaframmatica. Ma cos'è il diaframma? Il diaframma è un muscolo involontario. Si trova di sotto dei polmoni e sopra lo stomaco, all'interno della cassa toracica, la gabbia toracica. La forma del diaframma è a forma di cupola. E quello che succede durante la respirazione diaframmatica è questo. Nell'ispirazione scende giù. Nell'espirazione torna su. Ma perché dobbiamo controllare il diaframma nella respirazione diaframmatica? Perché essendo un muscolo involontario, lui tenderà a tornare su in maniera molto rapida, nella sua posizione originaria e rilassata. La difficoltà nella respirazione diaframmatica sta nel mantenerlo all'inizio un po' contratto, quindi mantenerlo giù e accompagnare la risalita del diaframma e quindi lo svuotamento dei polmoni in maniera lenta ed evitare che succeda questo, rimanendo subito senza aria. Invece, quello che si dovrebbe fare è molti purtroppo negli anni perdono appunto la respirazione diaframmatica respirando con la respirazione clavicolare o toracica ed è sconsigliata come respirazione perché porta ad alzare le spalle e a costringere anche la gola, quindi ci dà un effetto di strozzato. Quindi, ricapitolando, il diaframma è un muscolo involontario, la sua funzione nella respirazione diaframmatica è quella di contrarsi, abbassarsi e risalire lentamente, ma come riusciamo a comandare un muscolo involontario? Abbiamo trovato il modo perché le estremità del diaframma sono più o meno attaccate alla gabbia toracica e quindi il modo per espandere e abbassare questo diaframma è proprio quello di concentrarsi sulla gabbia toracica ed espandere la gabbia toracica. Ci sono ovviamente degli esercizi appositi dove bisogna stringere, fare pressione con le mani all'altezza della gabbia toracica e cercare di allargare mentre si respira la gabbia toracica, tenerla lì, mantenerla e poi svuotare. Ovviamente da spiegare online è un po' difficile il discorso, bisogna comunque farsi seguire perché sono degli esercizi abbastanza delicati e farli in maniera scorretta potrebbe portare ad altri problemi, quindi mi raccomando, fatevi sempre seguire da qualcuno. Questi video servono appunto solo per dare spunto, mi raccomando. Quindi la gabbia toracica si espande, il diaframma si stende e gli addominali obliqui e bassi aiutano invece alla risalita del diaframma. Questo è il famoso appoggio e sostegno. Appoggio e sostegno nella risalita. Ma di questo parleremo più avanti in altri video. Un altro esercizio molto utile nella respirazione diaframmatica è quello del cagnolino. È rimasto questo nome un po' simpatico perché ai bambini chiedo di imitare il cane affannato dopo una corsa, quindi si può fare ovviamente anche solo con. Vi faccio vedere cosa deve succedere a livello del diaframma e della pancia. Ecco, metto una mano per far vedere meglio il movimento. Inspirazione, espirazione. L'esercizio del cagnolino consiste nel fare questo movimento in maniera continua. Vi consiglio di farvi aiutare da un metronomo. E man mano ovviamente vanno velocizzati. Se l'esercizio del cagnolino non viene al primo colpo, non vi preoccupate perché è difficile far riabituare il nostro fisico
a respirare in maniera diversa se dopo tanti anni ha respirato in modo non corretto. Ci vuole tempo. Un modo per magari prendere confidenza con questo movimento è iniziare a fare gli esercizi da sdraiati, perché come vi dicevo prima, la nostra è una respirazione naturale, quella diaframmatica, costo-diaframmatica. Quando ci stendiamo sul letto, automaticamente si rilassa tutto, la schiena, la spalla, magari i pensieri vanno via, le angosce, lo stress della giornata e quindi viene più automatico respirare col diaframma. Infatti, la notte respiriamo col diaframma, i bambini respirano col diaframma, gli animali respirano col diaframma. Se vi capita di vedere un cane, un gatto, un neonato o qualcuno accanto a voi dormire, vedrete infatti che da loro si espande tantissimo la gabbia toracica e poi si svuota tutto. Spero di esservi stata un po' di aiuto per questo argomento di cui si sente molto parlare. Per eventuali domande e spiegazioni potete contattarmi in privato. Grazie, alla prossima!